war without justice. Coi barboni amici pazzi. Lasciami in Down è sicuramente il momento più divertente dell'album, perché appunto c'è il guardiano che vuole salvare la vita di Joe arrestandolo, gli dice ti portiamo via, ti diamo una mano, invece lui sta perfettamente a suo agio nella condizione di Down e risponde con questa battuta che poi è diventato un modo di dire anche sono in Down, lasciami in Down. Sono orgogliosissimo che un ragazzo, un nome come Ensi, il king del freestyle italiano e anche nel suo ambiente, abbia accettato con entusiasmo di venire a fare lui questa parte rap e addirittura di improvvisare con il freestyle. Ehi, Milano! Fa vedere due corna all'aria, fa vedere due corna all'aria! Ehi, vuoi restare ancora un po', allora resta per sempre! Non lo so il paradiso a che serve, questo mondo d'inferno fa che usciamo di qui, anche se è giorno di pioggia, d'inverno, di lunedì, noi compreremo una macchina nuova, una casa nuova, guarderemo ancora in tele, una nuova serie, le cose serie, la cosa buona, le cose vere, cambiamo zona, dai, cambiamo insieme, cambiamo tutto, tutto adesso, da sorridi in faccia e guai, ma io ti spetto all'inverso, non l'hanno chiesto mai, ti perdo, tu mi salvi, vedo, tu mi guardi, dai un senso agli anni, questo fa. È stato bello il modo in cui ci siamo un po' palleggiati il momento, è stato veramente molto bello, poi tra l'altro siamo partiti in un funk assolutamente irrefrenabile, proprio in cui Ensi, ho visto che si è proprio divertito come un pazzo. Musicalmente è molto complessa perché è una canzone che si basa su un rock abbastanza anni 60, alla Who, diciamo come alla, gli Who prima maniera, come melodia, ma sostenuto da un lunghissimo rap che faceva il Lorca, appunto il Lorca aprì le porte del rap, dell'hip hop ai Timoria che avevano gusti diversi, molto più inglesi, per cui credo che questa ospitata al concerto del Fabric sia stata molto importante per sottolineare l'attualità di quel disco. Immaginato potesse fare dei numeri come quelli che ha fatto durante quel pezzo. E è stata una bella situazione dove il rock e il rap si sono uniti. E io che mi ritrovo in una generazione con Omar, mi ritrovo con Ensi, che è tutt'altra cosa, e mi ritrovo insieme.
piacere per me essere qua. Fatemi sentire un po' di rumore per Omar Pedrini. Wallow, grazie. Legend! Mr. MC The King! La fuga è il momento in cui Joe decide di agire, il passaggio dalla consapevolezza all'azione. E questo per un guerriero è fondamentale. Il guerriero non è mai solo intellettuale, ma agisce. Per cui momento topico in cui lui taglia questo cordone ombelicale con il suo passato, le sue vecchie amicizie, appunto, e decide di evadere da questo canile in cui io immagino, se fosse mai un film Viaggio senza vento, immagino questi ragazzi tossici imprigionati in gabbie per i cani, diciamo. Mi viene in mente il canaro cinematografico. Andrai fuggire lontano, lontano andrai. Di inserire questo piccolo richiamo a un classico degli Area, che è Settembre Nero, che ci sembrava assolutamente stesse perfetto nello spirito della canzone. La gioia umana più grande che è stata quella di rincontrare il mio oggi amico, allora mito, Mauro Pagani, che è venuto a suonarla, e non succedeva da 25 anni, era da quando la registrammo che non l'abbiamo suonata insieme, sebbene io e lui ci vediamo spesso.
e per cui vedere Mauro e rendermi conto di quanto sia ancora amato dal pubblico, l'ovazione che gli è stata riservata, è stato bello per me, ma ho visto anche lui, io lo conosco abbastanza bene, ho visto nel suo occhio la gioia, per un attimo quei lampi di luce che raramente ha, ma che ha quando ha i suoi momenti di ispirazione. Poi c'è Verso Oriente con Eugenio e Mauro che si ferma, che questo magari il pubblico non lo sa, che non è più sceso dal palco alla fine. Quindi io vedo salire sul palco Eugenio, che abbiamo dovuto mandarlo a cercare da qualcuno che c'era sul palco, perché vedendo Mauro sul palco non saliva. In realtà Mauro si è fermato e ha voluto fare Verso Oriente, quindi ne è nata una versione unica. Yeah.
senza cuore per un finto amore in un'auto. Eugenio mi aveva detto un piccolo aneddoto, ci eravamo sentiti il giorno prima al telefono e mi diceva: ma mi farai sputare il sangue a cantarla? Io non ti assicuro che riesca ancora 25 anni dopo, sai, con l'età me ne rendo conto anch'io, abbassi le tonalità, perché la voce acquista qualche nota bassa ma ne perde alcune alte, non è una regola ma spesso succede così. E quindi Eugenio era un po' titubante, credeva di non riuscire a farlo, ma forse l'ha detto per scaramanzia. Quando poi ha iniziato a cantarla aveva il triplo della voce di 25 anni fa, tant'è che alla fine gli ho detto: Eugenio, per fortuna che forse non riuscivi a farla, no? E gli ho detto invece la voce è come se regge, ne hai più di 25 anni fa. E lui mi guarda sornione, perché Eugenio è una figura un po' sorniona, e mi dice: me l'ha fatta mamma così. Io e Mr. Octopus condividiamo la passione per gli anni 70, tutto ciò che fa parte del decennio dalla fine dei 60 all'inizio dei 70 ci attrae, ne siamo morbosamente attratti, soprattutto dal punto di vista musicale, sonoro. E quindi io e Carlo ci guardavamo, ci sembrava di essere a Parco Lambro 45 anni dopo, no? Meraviglioso, perché essere sul palco con un PFM, Eugenio Finardi e noi, ci sembrava davvero un sogno e invece era realtà. Qual è il nostro inno all'amicizia? Freedom! È stato un momento molto 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 delicato, perché quando ho saputo di dover fare questa tournée da solo, dopo aver incontrato gli altri Timoria, perlomeno 4/5 che sono venuti alla riunione, ho capito che non saremmo riusciti a fare la reunion. Per cui ho iniziato a immaginare questa tournée da solo, senza i miei vecchi compagni di viaggio,
però credevo che questo disco lo meritasse. Innanzitutto l'ho fatto per lui, per Viaggio Senza Vento, e poi per il pubblico, per i fans che sognavano di rivedere quel disco, per i più giovani che non lo avevano mai sentito. Quindi c'erano sia i nostalgici, quelli che io chiamo il mio zoccolo duro, che volevano risentire quell'emozione di quel live fatto dall'inizio alla fine. Frido nel momento in cui Joe saluta i suoi amici, quindi era un momento in cui avrei dovuto farlo con gli altri, sarebbe stato credo il momento più emozionante di un eventuale tour di reunion. Allora ho pensato, chi ama così tanto i Timoria per fare Freedom con me? E ho pensato a tutte quelle cover band, tribute band che ci sono di Timoria in Italia. Oggi con la rete riesco a vederli, ad ascoltarli, spesso sono loro stessi che mi mandano le canzoni sulle mie pagine social, e allora ho detto perché non facciamo questa canzone con i rappresentanti delle 5, 10, 20 band più rappresentative che da anni ci omaggiano. Stavolta è il momento in cui Omar deve dire grazie a loro.